L'azienda, anche stamani l'azienda si è presentata con il componente, un componente del nuovo consiglio di amministrazione, un ingegnere che si è fatto portavoce di quelle che è attualmente la situazione che sta vivendo l'azienda. Abbiamo chiesto se effettivamente il nuovo consiglio di amministrazione fosse legittimato e quindi in carica, ci è stato rassicurato che sarà questione di ore e che risulterà anche da visura camerale, quindi la prima cosa che anche noi faremo come organizzazioni sindacali è quello di, attualmente la pratica che ci risulta sospesa in misura camerale di una variazione del consiglio di amministrazione, sia effettivamente sbloccata ed approvata. Cosa è emerso? Chi rappresenta il consiglio di amministrazione ci dice che attualmente ci sono due offerte da valutare e il tribunale, alla luce anche delle vicende che ci hanno riguardato in queste ultime due settimane di discussione tra proprietà e vecchio consiglio di amministrazione, il tribunale ha dato una settimana di tempo, 7 giorni, dal 21 di aprile, che scadono quindi domani l'altro, il 28, perché il consiglio di amministrazione si esprima su una delle due offerte, sulla fattibilità di una delle due offerte. Non ne conosciamo il contenuto, né tantomeno l'apporto di liquidità e i nominativi che chi rappresenta il nuovo consiglio di amministrazione. Quindi scusi, Laura, il nome McLaren non è stato fatto? No, non è emerso al tavolo. Abbiamo però ribadito che per noi è prioritaria la salvaguardia dell'occupazione e che non ci siano delocalizzazioni ma ci sia il mantenimento degli stabilimenti, e il consiglio d'amministrazione ci ha garantito che all'interno di entrambe le offerte è prevista la salvaguardia dell'occupazione e il mantenimento dello stabilimento. Ma quale sia il tema principale che stanno continuando a negoziare in questo momento proprietà e consiglio d'amministrazione e che poi può far pendere l'ago della bilancia sull'una o sull'altra offerta, non c'è dato sapere. Per cui noi come organizzazioni sindacali abbiamo già deciso che domani faremo un presidio sotto il tribunale. Il 28 proclamiamo sciopero di 8 ore per andare di fronte al tribunale, perché indipendentemente da quella che è la diatriba o la partita o gli interessi personali che si stanno giocando, se ci sono due offerte ne scelgano una, perché da lì passa la soluzione per risollevare questo stabilimento e farlo uscire dalla crisi. Allora chiederanno altro tempo. Teoricamente, a domanda specifica e posizione di organizzazioni sindacali, io ho chiesto come FIMCISL una sola cosa, e cioè che loro non possono ma devono scegliere un'offerta. Quello che ci dice chi rappresenta il consiglio d'amministrazione è che sono consapevoli che non ci sono altre alternative e che dovranno scegliere un'offerta, ma come tutte le deadline che sono state date in questi 2 anni e mezzo, qualora non fossero ancora nella condizione il 28 di poter scegliere, io non escludo che loro potrebbero richiedere al tribunale altri 2 o 3 giorni per poter chiudere la valutazione, cosa per noi organizzazioni sindacali assolutamente inaccettabile. Però c'è un termine invalicabile oltre il quale non si può più andare, perché mi risulta che l'azienda, non mi risulta, l'ha detto anche il segretario Tracchi, non ci sono più soldi. Non ci sono più soldi perché ci confermano che la General Finance, e quindi la finanza d'urgenza che ci permetteva di acquistare materiali e quant'altro, in questo momento è sospesa, e quindi General Finance ha sospeso la liquidità in vista proprio di quello che sta succedendo. Per cui l'offerta e l'accettare un'offerta sicuramente sarà la condizione per sbloccare anche la General Finance. Ma siccome in questa avvertenza siamo abituati che ogni volta si vengono a creare scenari diversi da quelli che invece prevediamo, io lo dico chiaramente come organizzazione sindacale: c'è un'offerta, scegliete l'offerta, perché non voglio che con il gioco della tempistica, c'è un'offerta, dateci ancora 5 giorni, una settimana, 2 settimane, 3 settimane, questa sia la condizione, da un lato per sbloccare General Finance e continuare a produrre e dall'altro prendere tempo per non accettare offerte. Si rischia un fallimento? Si rischia un fallimento. In questo momento ci sono 280 persone, nessun ruolo escluso, che quotidianamente cerca di mantenere questa azienda su un equilibrio che è sotto. Hanno lottato fino ad oggi, per cui l'unica condizione è che arrivi questa offerta, perché altrimenti sì, se non si sblocca General Finance e non si arriva un'offerta, sarà veramente complicato già dalla prossima settimana capire come lavoreremo e se lavoreremo.